Ancora una notte di scosse in Albania, la più forte attorno alla mezzanotte di magnitudo 4.8, ha riacceso la paura e la disperazione nelle tendopoli e la preoccupazione di nuovi crolli in chi, più fortunato di altri, vive ancora nella propria casa. Cresce il rischio di disordini durante le lunghe file in attesa del cibo, come ieri davanti allo stadio di Durazzo. Abbiamo fame, sete, freddo, dicono i terremotati. Non possiamo più vivere qui, nelle tende. Ho paura, paura per i miei bambini, paura per la mia famiglia, è tutto distrutto, tutto a pezzi. Dice questo papà, stringendo il figlio di appena 2 anni avvolto in una coperta. Il premier Rama ha fatto sapere che entro la giornata di oggi saranno chiuse le tendopoli e tutte le persone saranno trasferite presso strutture alberghiere e centri di accoglienza, mentre arriva un primo bilancio delle strutture collassate durante quella che è stata la scossa più forte nel paese degli ultimi 40 anni. Oltre 1.200 le abitazioni danneggiate, una trentina quelle completamente distrutte, più di 5.200 gli sfollati. Sfiora quota 50 il numero dei morti, numero che le autorità sperano sia quasi definitivo. Le operazioni di ricerca infatti proseguono solo tra le macerie di un albergo a Durazzo, dove si sospetta si trovi un'altra persona unica rimasta dispersa. Intanto continua la gara di solidarietà in aiuto della popolazione. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha destinato 500.000 euro provenienti dai fondi dell'8 per 1000 alle vittime del terremoto. Lo stanziamento avverrà tramite Caritas Italiane e sarà finalizzato ad aiuti alimentari e beni di prima necessità come vestiario, sacchi a pelo, coperte, kit per l'igiene e per i neonati.